La stagione concertistica della Chamber Music, la 29esima, ha preso il via ieri al Teatro Miela con un concerto dell'Alban Berg Ensemble Wien, la formazione che attualizzandola ha raccolto l'eredità della scuola di Vienna alla luce di una necessità ben precisa. La spinta era la voglia di suonare musica da camera insieme in diverse combinazioni di strumenti, fiati, archi, pianoforte, in trio, quartetto, quintetto, sestetto, come il programma chiede. Il programma del recital, Mahler, Schnittke, Schönberg ed ancora Mahler, da un lato rende evidente come per una realtà composita quale l'ensemble non sia complesso scegliere il proprio repertorio. E ci sono tanti brani che possiamo suonare, dal quartetto d'archi fino al quintetto con pianoforte o la musica camera con fiati, archi e pianoforte. D'altro canto, la scelta dei brani viene incontro ad uno degli scopi della Chamber Music, ovvero dare spazio ad autori amati e popolari, ma anche a musicisti ritenuti dall'ascolto meno facile, per arrivare allo spettatore ascoltatore, ma anche per interessarlo, per aprirgli la possibilità di percorrere nuovi sentieri culturali, venendo così incontro alle esigenze di un pubblico dalle caratteristiche simili un po' dappertutto. Io non sento tanta differenza, c'è un... Dipende un po' dalla sala dove si suona, se è un teatro o una sala di concerto, se è una serie di concerti che dà concerti da tanti anni o se è un posto strano, dipende più di quello che della nazionalità del pubblico. Il cartellone proseguirà fino al 15 dicembre e sarà scandito da una serie di percorsi tematici che ruotano attorno alla grande tradizione viennese e all'ispirazione musicale che si schiude guardando ad est. Particolare attenzione sarà riservata alla formazione quintetto. Dal 7 all'11 novembre a Trieste, nelle sedi del Conservatorio Tartini e sempre del Teatro Miela, tornerà il concorso internazionale Premio Trio di Trieste con la 22esima edizione, come sempre riferimento per gli ensemble cameristici di tutto il mondo. Sarà il grande violinista Bruno Giuranna a capitanare la giuria del premio, composta da grandi nomi del camerismo internazionale. Nel programma 2024 dell'Associazione Chamber Music anche le rassegne accolte con entusiasmo nel corso del 2023, i concerti giovani e romantici, marzo 2024, il piccolo festival cameristico dedicato al Trio di Trieste in Sala Luttazzi, aprile 2024, i concerti di corde ed armonia al Museo Sartorio, novembre 2024. La stagione 2024 dell'Associazione Chamber Music è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione e fra i tanti anche dalla Fondazione CR Trieste.